Un branco di delfini si diverte allegramente a nuotare a pelo d'acqua. È un bel giorno di sole nel nord del Pacifico. Tutto sembra idilliaco finché l'acqua comincia ad incresparsi. Sempre più vistosamente, come se uno tsunami o un vulcano sottomarino stessero per scatenarsi. L'istinto comanda i delfini di allontanarsi di lì a tutta birra, ma gli animali sono indecisi sulla direzione da prendere. Finché, con un tremendo ruggito... dal mare fa irruzione all'improvviso una gigantesca balena. Anzi no, un attimo. Non è una balena, è un ittiosauro. Un enorme rettile che dominava i mari durante il periodo triassico. Lungo fino a 17 metri e pesante 45 tonnellate. La sua forma ricorda proprio quella di un delfino, ma naturalmente non c'è alcuna parentela. I delfini si danno alla fuga precipitosamente, ma per loro fortuna l'ittiosauro non li degna nemmeno di uno sguardo. Non è con loro che vuole pranzare. Questa specie, in particolare, predilige piuttosto una dieta a base di molluschi, pesci e calamari. Ma qua in superficie si sta solo rilassando un po', prima di sparire di nuovo in profondità, nuotando maestoso con le sue grandi pinne e la lunga coda. I suoi antenati erano rettili terrestri, proprio come lo erano i mammiferi da cui discendono i moderni cetacei. E come loro, l'ittiosauro si è poi adattato ad una vita totalmente acquatica. Nel corso di milioni di anni, gli arti si sono trasformati in pinne, ma alcune specie avevano ancora dita, stranamente simili a quelle umane. Gli ittiosauri avevano la pinna dorsale, la testa di forma appuntita e molte file di piccoli denti conici con cui catturare le prede. I loro occhi erano grandi, adatti alle acque profonde. La coda era molto robusta, ma trattandosi di rettili dovevano tornare su per respirare. Erano probabilmente creature a sangue caldo, agili ed eleganti proprio come gli odierni delfini. Ma ora ecco che un vortice temporale si spalanca nell'oceano davanti all'ittiosauro, risucchiandolo al suo interno come in un buco nero. L'animale sparisce nel vortice senza poter far nulla e ritorna così nel lontanissimo passato, la sua epoca, l'alba del regno dei dinosauri, il periodo triassico. Più o meno 247 milioni di anni fa. Tornato a casa, l'ittiosauro si riunisce ai suoi simili e nuota via con loro. Erano infatti animali sociali che cacciavano in gruppo. Le varie specie erano di dimensioni diverse. Il mixosauro, ad esempio, era più piccolo. Ma noi seguiamo il nostro amico perché un giorno finirà nelle mani di noi umani. In termini evolutivi, gli ittiosauri ebbero grande successo per molti milioni di anni. Si estinsero per diversi motivi, ma per metterla in termini più semplici, cambiamenti climatici ed ambientali portarono al declino delle loro principali prede, e perciò anche di questi agili predatori. Alcune specie di pesci poi diventarono troppo veloci per gli ittiosauri. Il nostro povero amico si ritrovò ad un certo punto tagliato fuori dalla catena alimentare. Affamato, stanco e indebolito, alla fine dovette soccombere e, trascinato dalle correnti, finì per adagiarsi sul fondale del suo oceano preistorico. Passarono milioni di anni, arrivò il periodo giurassico e i mari si ritirarono, con molte aree prima sommerse, ora diventate terraferma. Quella che ci interessa si trova nell'odierno Nevada, nell'ovest degli Stati Uniti. Durante il Cretaceo si formò un arcipelago di isole vulcaniche. I movimenti geologici finirono per innalzare le montagne che si trovano lì oggi. Tra quelle rocce si trova una miriade di fossili, da antichi invertebrati a più recenti mammiferi come mammut e bradipi giganti. Un'incredibile varietà di creature. Ma non siamo qui per loro, bensì per scoprire cosa è accaduto al nostro amico ittiosauro. Spostiamoci quindi nell'anno 1998. Il luogo, i Monti Augusta, nel Nevada nord-occidentale. Più precisamente, un posto chiamato Colle dei Fossili. Tra le rocce si notano alcune vertebre fossili. Già al primo sguardo si capisce che la creatura a cui appartenevano era enorme. I resti erano saldati nella roccia e ci vollero molti anni per riportarli alla luce. Nel settembre del 2011, i ricercatori rinvennero il suo cranio, molto ben conservato, gli arti anteriori e il torace. Fu solo nel 2015 che i resti fossili di questo gigantesco ittiosauro poterono essere estratti completamente. Il teschio da solo era grande quanto un uomo adulto e c'erano anche una clavicola e le ossa di una pinna.
I resti vennero portati via in elicottero e si appurò che appartenevano alla specie Symbospondylus iangorum, dalla parola greca usata per la spina dorsale. Ma noi continuiamo a chiamarlo ittiosauro perché è il nome del suo genere e anche perché, diciamolo, è più facile da pronunciare. Il nostro amico venne trasportato al Museo di Storia Naturale di Los Angeles e di lì all'Università di Bonn, in Germania. I fossili vennero studiati dal paleontologo Martin Sender, aiutato da un team di ricercatori dell'Università di Magonza. La scoperta era elettrizzante perché si trattava dell'esemplare più grande di rettile marino di epoca triassica mai rinvenuto. Per quanto ne sapessimo, disse Martin Sender, fu il primo vero animale gigante apparso sulla Terra. In pratica un equivalente del T-Rex, solo acquatico e molto più antico. Da notare anche che la sua specie visse solo 3-5 milioni di anni dopo l'estinzione di massa del Permiano Triassico. Una catastrofe avvenuta più o meno 252 milioni di anni fa, nella quale scomparve più o meno il 90% di tutte le forme di vita dell'epoca. Quali furono le cause? In breve, l'aumento delle temperature portò ad una rapida acidificazione degli oceani. Da lì, come in un effetto domino, l'intera catena alimentare venne annientata. Con poco o niente da mangiare, solo poche resistenti specie sopravvissero. L'atmosfera era satura di anidride carbonica e, secondo alcune teorie, la causa furono enormi eruzioni vulcaniche in Siberia, nella regione geologica nota come Trappo Siberiano. Forse il maggiore evento vulcanico degli ultimi 500 milioni di anni, che durò per ben 2 milioni di anni. Immense quantità di lava ricoprirono una vasta area della Siberia. Ancora oggi la zona è ricoperta da milioni di chilometri quadrati di roccia basaltica. Secondo altre ipotesi, a causare la grande estinzione fu l'impatto di un asteroide e non i vulcani. Ad ogni modo, le conseguenze furono devastanti e circa l'81% di tutte le specie marine e il 70% di quelle terrestri dell'epoca scomparvero dal pianeta. Ci sono state molte altre estinzioni di massa nella storia, ma per la sua epoca le dimensioni del nostro ittiosauro erano straordinarie. Di solito ci vogliono almeno 9 milioni di anni perché una specie raggiunga una stazza simile, eppure lui ce l'ha fatta in meno della metà del tempo. Servendosi di modelli al computer, gli studiosi sono riusciti a ricostruire la probabile catena alimentare dell'area oggi nota come Colle dei Fossili. Hanno ricreato l'habitat dell'epoca e scoperto che la fauna di quell'antico oceano era sufficiente per sostenere creature grandi come il nostro ittiosauro. Probabilmente il nostro amico si nutriva di una gran varietà di creature, specie di molluschi chiamati ammoniti, che sopravvissero alla grande estinzione. Gli ammoniti non esistono più, ma all'epoca erano alla base della catena alimentare devastata dalla catastrofe, e le condizioni ambientali erano ideali per farle proliferare. Gli ittiosauri si sono evoluti rapidamente proprio perché negli oceani dell'epoca non avevano competizione al vertice della catena alimentare, e i molluschi erano prede facili e abbondanti. Il nostro amico ne faceva grandi scorpacciate senza problemi. Mentre mammiferi come le balene sono diventate immense nutrendosi di plancton, gli ittiosauri aumentarono rapidamente di dimensioni grazie alle loro prede preferite, gli ammoniti. Vedete quanto è importante mangiare sano? Per noi la buona notizia è che queste scoperte dimostrano che gli ecosistemi marini possono riprendersi in fretta anche dopo catastrofici cambiamenti climatici o atmosferici. Pur con tutte le dovute differenze, gli ittiosauri e i cetacei hanno seguito un cammino evolutivo simile. Grandi dimensioni e assenza di denti sporgenti, come i capodogli, anche gli ittiosauri si immergevano a grandi profondità per cacciare i calamari. E potevano filtrare via l'acqua mentre si nutrivano. Il nostro amico cacciava anche pesci e probabilmente altri ittiosauri più piccoli. C'erano anche specie di ittiosauri dalla testa più simile a quella delle lucertole e dotati di un sacco di denti affilati. Gli ittiosauri dominarono i mari per quasi tutta l'epoca dei dinosauri e i loro fossili sono stati rinvenuti in tutto il mondo, in Inghilterra, Norvegia, Giappone, Germania, Colombia, Cina e Australia. Erano gli incontrastati signori del regno sottomarino della loro epoca. Mentre il sole tramonta, sull'oceano di 250 milioni di anni fa, possiamo immaginare il nostro ittiosauro in un normale giorno della sua vita, mentre torna su per respirare e ammirare il cielo mentre si tinge di arancione. Si riposa per un po', per poi immergersi nuovamente, per tornare tra i suoi amici e nuotare via con loro, in cerca di cibo e altre avventure, nelle profondità oceaniche dell'era triassica.
il pesce rosso della Tasmania. Hai mai sognato di dare il 5 a un pesce? Beh, il pesce rosso della Tasmania è il candidato più adatto. Tanto è vero che non nuota come un pesce, cammina. Usa le sue pinne, simili a mani palmate, per spostarsi sul fondale. Questi pesciolini sono molto sensibili alla presenza di sub e barche. C'è persino chi se li porta via per tenerli poi in acquario a casa. Lasciamoli in pace e salutiamoli. Il calamaro vampiro. Il nome scientifico di questa specie è Vampyroteutis infernalis, ovvero calamaro vampiro infernale. Beh, come minimo questa creatura si diverte a terrorizzare tutti, dato il suo colore rosso scuro, i suoi aculei e l'ancora più spaventosa capacità di rovesciare il suo corpo. Il calamaro vampiro è un tipo molto teatrale, ma in realtà è del tutto innocuo per noi. Un po' come se Dracula si divertisse a spaventarci, ma senza i suoi canini sporgenti. Il calamaro vampiro si nutre dei detriti lasciati da piante e animali nelle acque vicino alla superficie. Non essendo un predatore attivo, questo mollusco ha bisogno di sapersi difendere e il suo look così spaventoso serve a tenere alla larga eventuali predatori. Anche la sua capacità di rovesciarsi è dovuta alla necessità di mettere in mostra gli aculei di cui è dotato internamente. Inoltre rilascia una sostanza incolore ma ricca di sostanze chimiche bioluminescenti che confonde l'aggressore. La focena del Golfo di California. Fare un giro in barca al largo del Messico, che paradiso! Il sole, l'oceano blu e il più raro cetaceo al mondo. Un momento, cosa? Questa focena, piccola e innocua, non si farà comunque vedere facilmente, è incredibilmente timida. Questa focena, detta in spagnolo vaquita, cioè piccola mucca, è uno dei più piccoli cetacei esistenti. Ha delle piccole macchie scure attorno agli occhi come un panda. Vederne una è un evento davvero rarissimo. Sono sull'orlo dell'estinzione e oggi corrono molti pericoli a causa anche delle reti dei pescatori. Si stima ne restino solo una decina in natura. Il drago blu. Questa creatura sembra uscita dritta da un film fantasy. Il suo vero nome è Glaucus atlanticus, ma è detto anche drago blu o angelo blu. L'animaletto è diffuso in quasi tutto il mondo, inclusi gli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano. È una sorta di mollusco e di solito non supera i 3 cm di lunghezza. Quello che sembra il suo dorso è in realtà il suo coloratissimo addome. L'animaletto nuota sul dorso, così, grazie ai suoi colori, si mimetizza meglio con l'ambiente. Il drago blu non è solo carino, è anche molto intelligente. La sua preda preferita è la medusa Physalia physalis, meglio nota come caravella portoghese. Il drago blu conserva le ventose urticanti della medusa per difendersi, mostrando di saper usare risorse esterne. Quando è minacciato, il piccolo mollusco rilascia le cellule urticanti della medusa, indirizzandole verso il nemico con molta più forza rispetto a ciò di cui era capace la medusa. Data questa sua singolare capacità, il drago blu può essere una minaccia anche per noi. Quindi, se ne vedi uno, non toccarlo. Ammiralo a debita distanza. Il pesce occhio di barile. Hai mai sognato di avere la vista a raggi X come Superman? Beh, osservando uno di questi pesci ti sembrerà di possedere davvero quel superpotere senza nemmeno accorgertene. Il pesce occhio di barile ha la testa trasparente, tanto che è visibile il cervello. Questa magnifica creatura vive a grandi profondità, negli abissi più inesplorati, freddi e tenebrosi, e popolati da chissà quante altre creature ancora sconosciute. Laggiù la pressione dell'acqua supera di quasi 1000 volte quella a livello della superficie. Se l'idea di abissi così profondi ti incuriosisce, pur dandoti i brividi, resta con noi, ti faremo scoprire un'altra creatura. Il pesce occhio di barile vive nell'oceano Atlantico, Pacifico e Indiano. Ma se non ho risposto alla domanda, ok, ma perché la sua testa è trasparente? Scusa, rimedio subito. La specie venne scoperta nel 1939 e all'epoca si pensò che i suoi occhi potessero solo restare fissi in avanti, senza che l'animale potesse muoverli. Ma gli scienziati Bruce Robinson e Kim Reisenblicker dell'Istituto Oceanografico di Monterey Bay hanno scoperto di recente che il pesce è invece in grado di spostare gli occhi in verticale, guardando attraverso la pelle trasparente della sua testa e tenendo d'occhio i dintorni. La sua pelle trasparente serve anche a catturare ogni spiraglio di luce disponibile negli abissi. Si pensa che questo pesce si nutra di meduse e altri piccoli pesci. Tuffandosi di notte nell'oceano è possibile imbattersi, con un po' di fortuna, nei misteriosi corallo morfari, inconfondibili per il loro colore arancione. Ma bisogna fare attenzione perché in un batter d'occhio il tempo di illuminarli con la torcia saranno già spariti. Il megalodonte.
Oggi è lo squalo balena il più grande di tutti gli squali, ma anticamente, nella preistoria, il sovrano assoluto di tutti gli squali e di tutti i mari era il megalodonte. Questi squali giganteschi dominarono gli oceani tanto tempo fa, tra 15,9 e 2,6 milioni di anni fa per l'esattezza, tra il Miocene e il Pliocene. Per quanto estinti da tempo immemore, questi super predatori non cessano di affascinare la nostra fantasia. Il megalodonte poteva raggiungere lunghezze stimate tra i 14 e i 18 metri, con fauci che da sole potevano raggiungere gli 1,8 metri. Gli unici resti fossili trovati finora, i loro denti, raggiungono in certi casi i 18 centimetri. Meglio per noi che si siano estinti, nonostante ci sia chi si illude che qualche esemplare possa esistere ancora oggi chissà dove. Il polpo Dumbo, questa adorabile creaturina, o spaventosa, a seconda dei gusti, porta il nome scientifico di Grimpoteutis, ma per tutti è noto più semplicemente come Polpo Dumbo, dal famosissimo elefantino della Disney. Sebbene quest'ultimo venisse preso in giro per le sue grandi orecchie, è difficile che il polpo che porta il suo nome rischi di subire la stessa sorte. Anzitutto sono i polpi che vivono più in profondità, giù nei più misteriosi e spaventosi abissi. La creaturina di per sé è minuscola, lunga appena 20 cm e passa le sue giornate nutrendosi di piccoli molluschi, gasteropodi e qualsiasi tipo di nutrimento gli capiti a tiro. Esistono almeno 17 specie di polpo Dumbo, ciascuna diversa per dimensioni, colore e forma del corpo. Se vuoi conoscere ancora altri strani animali, gioisci! Ora ci tufferemo davvero in abissi quasi del tutto inesplorati da occhi umani. Attenzione dunque, col tempo scopriremo chissà quante altre strane creature marine. L'angelo di mare. Questo mollusco ha un aspetto accattivante, ma in realtà è un vorace predatore. Le sue prede preferite sono altri gasteropodi, che cattura con delle trappole appiccicose, restando in agguato lì vicino. Il gambero tozzo. È un piccolissimo crostaceo, lungo al massimo 1,3 cm. Noto anche come gambero sexy a causa del suo peculiare comportamento. Quando si sente minacciato, porta il sedere all'insù e comincia una vera e propria danza. Non ha paura dell'uomo, tanto da avvicinarglisi. Il granchio del cocco. Questa creatura può far paura, specialmente se la si incontra di notte. Gli adulti possono raggiungere persino i 90 cm di lunghezza. In effetti è il secondo granchio più grande del mondo. Mangia le noci di cocco, ma può anche cacciare lucertole e uccelli. Il pesce beccaccino. Questa creatura dal corpo così lungo e sottile è ancora in gran parte avvolta dal mistero. Può superare i 120 cm di lunghezza e ha almeno 750 ossa nella spina dorsale, più di qualsiasi altro animale al mondo. La penna di mare. Questi animali antichissimi possono superare i 2 metri di lunghezza a seconda delle numerose sottospecie. L'animale somiglia davvero a una penna, con tanto di punta che usa per ancorarsi al fondale. Il verme piatto tappeto persiano. Il nome è più lungo delle reali dimensioni di questa creatura, che di rado superano i 10 cm di lunghezza. È una creatura vermiforme ed ermafrodita, ovvero può assumere caratteristiche sia maschili che femminili e può autoriprodursi per scissione. La lumaca dalla lingua di fenicottero. Si tratta di una lumaca di mare amata dai turisti per la sua conchiglia colorata. In realtà i colori sono solo un tessuto superficiale, il vero guscio al di sotto ha colori piuttosto spenti. Si nutre di coralli velenosi e ne conserva le tossine per difendersi.